Buonasera, buonasera e benvenuti in questo nuovo Energeticamente Noi. Energeticamente Noi che verrà soltanto con pochissimi mazzi, quelli a disposizione in questa vacanza forzata. Meno male che me ne ero portati qualcuno. E quindi in formato ridotto, questo è Energeticamente Noi. L'importante è che riusciamo a scoprire quali sono le energie di questa coppia, tra virgolette. Ricordatevi che non è la coppia fissa, non è la coppia stabile, è la persona con cui vi sentite in coppia, o vi sentite, da cui vi sentite attratti, o sentite che c'è un legame. Energie maschili ed energie femminili. Vi ricordo intanto che se non siete ancora iscritti, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale, non vi costa nulla, non siete nemmeno visibili altrove, di mettere mi piace a questo video. Se vi piace, vi ricordo che Energeticamente Noi viene fatto ogni 10 giorni circa, quindi questa volta va a vedere l'energia dall'1 all'11, dall'1 all'11 di gennaio 2022, energie del nuovo anno per questa coppia. Andiamo adesso a vedere subito le energie del nostro lui. Ricordatevi che questi sono video a scopo di intrattenimento, ci dobbiamo divertire. Che sono energie, se qualcosa vi risuona, se siete caduti in questo video, se siete incappati alla visione di questo video, se lo state vedendo, significa che dovevate vederlo, perché nulla accade per caso in questo universo. Nulla. Significa che c'era in questo video un messaggio che dovevate ricevere. Ok, via. Andiamo, vediamo lui. Che energie con questo nuovo anno, l'inizio di questo nuovo anno, c'ha il nostro lui. Vediamo. Asso di Michele. Sei di Michele. Paggio di Raffaele. Re di Ariel. Che corrispondono, giusto per darvi l'infarinata, all'asso di spade, al sei di spade, al fante di coppe. Quindi che energia ha questo lui? Fondo mazzo, il re di Ariel, che corrisponde al re di denari. L'energia di questo lui è di assoluta apertura, o chiusura, ragazzi. Asso di spade col sei di spade. Ci danno l'indicazione di qualcosa che volge al termine e qualcosa che si riapre. Qualcosa, io direi qualcosa che volge al termine, da cui proprio ci si allontana. Ok, adesso andiamo a leggere però le carte, cosa ci dicono. Una nuova idea meravigliosa. Non lasciare che gli ostacoli sulla strada ti impediscano di progredire. Risolvi i problemi di comunicazione con gli altri. Il nostro lui, in questo momento, o almeno l'energia maschile, ricordiamoci che lui o lei è solo un problema di energie, e io parlo solo di energie, non di sesso, ok? Non esiste la mia concezione. Ma l'energia maschile di questa coppia ha un problema di comunicazione. Deve cercare di risolvere questo problema di comunicazione. Non lasciare che gli ostacoli sulla strada ti impediscano di progredire, ci dice questa carta. Quindi, problemi di sente questa energia maschile, grossi problemi di comunicazione, sa che ci sono degli ostacoli, deve cercare di superarli. È la luce alla fine del tunnel. Fai un sospiro di sollievo, pensa a nuovi progetti, trasferimento o viaggio. Vi ho detto, c'è una sorta di allontanamento, di muoversi dell'energia maschile. Ok, ha trovato degli ostacoli, ci sono dei problemi di comunicazione, si muove l'energia maschile, si allontana. Ok, questo di Michele è allontanamento. Il Paggio di Raffaele ci parla, ci dice: nuova situazione emotiva, ricevi messaggi sulle relazioni o inviti sociali, grandi rivelazioni dal tuo intuito. Il fante di coppe è anche colui che chiede scusa. Quindi c'è un'energia maschile che si rende conto di avere dei grossi problemi di comunicazione, c'è un'energia maschile che è disposta a muoversi, che si muove, che si allontana, perché se di spade è di sotto l'allontanamento,
ma che in ogni caso è disposto a chiedere scusa, spesso intraprendendo anche nuove strade, nuove situazioni, oppure in una situazione vecchia proprio a chiedere, è intenzionato a chiedere scusa. Ok? Andiamo a vedere quella carta di fondo mazzo, che è questa, quella che corrisponde al Re di Denari, e che ci dice: i tuoi piani stanno andando molto bene, successo professionale ed economico. Quindi è un'energia maschile che da un punto di vista lavorativo e professionale va benissimo, ma da un punto di vista delle relazioni personali, in questi, come arriva a questi 10 giorni? Con grossi problemi di comunicazione, con la voglia di andare via, di muoversi, di mettersi in viaggio, e con la voglia di chiedere scusa, col bisogno di chiedere scusa, ok? Questa è l'energia maschile. Andiamo a vedere adesso l'energia femminile, invece come arriva. Se siamo qua, prendiamo questa. Io ho detto, dobbiamo accontentarci dei pochi mazzi che ho. Energia femminile, come sei arrivata a questi primi di gennaio? L'appeso. Il carro, il 5 di bastoni, fondo mazzo, la regina di coppe. Interessante questa triade, o questo trittico, come volete voi. Dunque, è un'energia che sta attendendo. A cosa attende? Attende di capire, eh? È un'energia che sta cercando di capire a 360 gradi come muoversi, come affrontare un grosso cambiamento della sua vita. Quindi abbiamo un'energia femminile che è pronta a un grosso cambiamento. Molte energie sono in ordine di trasferimento, di viaggio, ok? Stanno cercando di capire come cambiare. A volte il viaggio e il trasferimento fanno parte del progredire della nostra vita, non è per forza fisicamente ci si debba muovere. Occhio che abbiamo un 5 di bastoni, qui ci sono troppe persone che parlano, troppe persone che interagiscono, ma soprattutto conflitti. Io credo che è un'energia femminile che è molto conflittuale all'interno, ok? Diciamo che un viaggio, un cambiamento la mettono molto molto in conflitto, sta cercando di capire qual è la strada giusta da intraprendere. L'energia femminile non ha capito ancora qual è la strada giusta da intraprendere. È anche un'energia, diciamocelo, che in ogni caso, guardate questa regina è innamorata, o almeno ama, ok? Questa regina ha dei sentimenti, questa regina prova empatia, ma stiamo attenti alla coppa chiusa, non lo dice. È una regina che si tiene molto, che prova dei sentimenti ma non li esplicita, non lo dice, la coppa è chiusa, non la dà questa coppa, la tiene per sé, quindi è un'energia femminile che è molto in conflitto con se stessa, che sa che c'è un cambiamento in atto da fare, che sta cercando di capire qual è la strada di questo cambiamento, ma è che in ogni caso prova dei sentimenti ma non li dice, non li esprime. Ok? Torniamo alla nostra energia maschile che abbiamo visto voler muoversi, voler riaprire le comunicazioni, o più che altro trovare d'ostacolo le comunicazioni, cercare di allontanarsi da alcune situazioni, sapere di dover chiedere scusa, avere un'ottima situazione anche professionale. Andiamo a vedere come si muoverà in questi 10 giorni. La temperanza, l'asso di coppe, il paggio di spade, la giustizia, il 10 di bastoni, il 9 di coppe, il 3 di bastoni, il 7 di coppe. Fondo mazzo abbiamo il 7 di coppe. C'è confusione nella mente di questa energia maschile. È un'energia che sta cercando di ritrovare l'equilibrio, è un'energia che sta cercando di rimettere a posto le cose. Temperanza da un lato,
e giustizia dall'altro lato. Ci parlano entrambi di equilibrio, ci parlano di rimettere a posto le cose. Ok, come le vuole rimettere a posto le cose questa energia maschile? Con l'asso di coppe vuole offrire una nuova occasione, vuole una nuova occasione sentimentale. Sta spiando il momento opportuno per potersi riproporre l'energia maschile, ok? Occhio però, in questi 10 giorni incontrerà non poche difficoltà. Abbiamo 10 di bastoni, le difficoltà sono oggettive, ok? Assolutamente oggettive. Quindi è un'energia che è disposta a ricominciare, che è disposta a mettersi in gioco, che capisce che l'equilibrio dipende anche da questo rimettersi in gioco emotivamente, da questo darsi un'occasione, ok? Da un punto di vista emotivo e sentimentale, da energia che comunque spia, che sta lì ad attendere nell'ombra, tra virgolette, cercando di prevedere anche il futuro. Il fante di spade è una carta molto interessante, sta anche guardando verso il futuro, ok? È un'energia che si rende conto delle forti difficoltà che però sono giunte alla fine, perché il 10 è la fine, no? Si carica, si fa carico di questo peso. E qual è il suo sogno? Il suo sogno è quello di avere l'occasione, il suo sogno è quello di vedere tornare questa nave. Il sogno è anche la gioia. È il bisogno di togliersi queste difficoltà di mezzo. È un'energia maschile in attesa, sta aspettando l'occasione, l'energia maschile, sta aspettando un ritorno, l'energia maschile, ma soprattutto un'occasione. Vediamo un attimo. Quindi questi prossimi 10 giorni è un'energia che vuole ritrovare il suo equilibrio, che dopo tanta attesa sa che per ritrovare l'equilibrio deve dare una nuova occasione alla sua situazione sentimentale, che deve mettere da parte tutte le difficoltà che ci sono state, deve dare una chance a questo rapporto di gioia, di serenità, e sta in attesa. 8 di denari, re di spade, giudizio. 3 di spade. È un'energia che agisce dal re di spade, eh? Agisce in maniera logica, agisce in maniera ponderata, affilata. È una modalità di azione molto sottile. Ok, molto sottile, sta aspettando che la situazione si evolva da sola, sta più che da sola, sta cercando di costruire l'energia maschile, ok? E costruisce con acume, costruisce con presa di coscienza, costruisce con logicità, con logica, con razionalità, ok? Cosa sta aspettando? Sta aspettando un ritorno all'energia maschile. L'energia maschile è pronta per un ritorno. Stiamo attenti però, dietro questo ritorno c'è dolore. Ok? Questo è stato un rapporto doloroso. Questo è stato un rapporto doloroso. L'energia maschile sta aspettando l'occasione giusta perché questo rapporto ritorni, ma è molto spaventata da quello che è stato il dolore. Ok? Quindi un'energia maschile che si sta costruendo. Che sì, si sta muovendo verso questo ritorno, ma che è molto spaventata da questo dolore, ok? È questo dolore che l'ha costretta al silenzio, l'ha costretta alla fuga, tra virgolette, che l'ha costretta alla chiusura, ok? Oppure, stiamo attenti, potrebbe essere stata, perché le energie sono reversibili, che il silenzio da parte dell'altra persona gli ha provocato dolore. E questo dolore in qualche modo lo ha spinto al ritorno. Quindi qui la situazione possono essere due per l'energia maschile. O il dolore lo ha in qualche modo costretto al ritorno e ha
diciamo, a dare un nuovo inizio a questa storia per ritrovare l'equilibrio, oppure la paura del dolore lo ha spinto o lo spinge a questa chiusura, ok? L'energia femminile, dal suo canto, che cosa c'è? Che cosa l'aspetta in questi prossimi 10 giorni? Quindi abbiamo l'energia maschile che in ogni caso tende a muoversi, tende al ritorno. L'energia femminile invece? La morta. E voi non ci crederete, ma sotto la regina di coppe noi avevamo la morta. Ed è 3 ore che guardavo questa morta. Ok? Il giudizio anche per l'energia femminile, l'appeso, lo stesso appeso che avevamo trovato qui, quindi questa energia femminile assolutamente in attesa. Il mondo, mamma, ho tutti arcani maggiori, il 3 di bastoni anche per l'energia femminile, il re di coppe anche per l'energia femminile. Il 4 di spade, il 7 di coppe, impressionante come alcune carte si ritrovino. Impressionante come alcune carte si ritrovino. Noi qua avevamo il 7 di coppe a fondo mazzo. All'inizio abbiamo un giudizio anche qua, abbiamo un 3 di bastoni anche qua, ok? Ok, andiamo a vedere. Questa energia femminile è decisa a tagliare qualcosa, c'è poco da fare, ragazzi. Quando dicevamo è incerta, non sa che fare, ha delle confusioni dentro, sì, è vero che ha delle confusioni dentro, però a cosa è arrivata? È arrivata che c'è bisogno di mettere in atto un taglio, però questo taglio non è per chiudere, siamo attenti, questo è un taglio per dare una possibilità, per dare una possibilità di ritorno. L'energia femminile è lì che aspetta. Perché sta aspettando che in qualche modo si quadri il cerchio. È un'energia femminile che in qualche modo sta aspettando l'occasione, anche lei, sta aspettando che l'altra persona si dichiari, sta aspettando che l'altra persona esca allo scoperto, sta aspettando un ritorno, c'è poco da fare e questa attesa la stressa, la mette in confusione, eh? Quindi io credo che ci siano delle energie femminili che si rendano conto di essere all'interno di un circolo vizioso, ci sono dei comportamenti che si ripetono, però non riescono a uscire da questo, almeno questa volta ancora non sono usciti da questo circolo vizioso. Qui c'è un bisogno di chiudere o di trasformare un qualcosa per rincontrarsi, rinascere. C'è un ritorno di cui sono che stanno aspettando le energie femminili, ok? Però è qualcosa che è già successo nella loro vita, che si sta ripresentando, una situazione che si sta riproponendo nella loro vita. È già successo che loro abbiano dovuto chiudere, abbiano dovuto attendere, si è ripresentato questo ritorno. È già successo e sta ritornando questa situazione. Stanno aspettando l'occasione, l'occasione che questa persona si faccia viva, l'occasione che questa persona si esprima. In questa attesa stanno comunque male, sono molto stressate, comunicano anche pochissimo perché il 4 di spada è proprio la chiusura delle comunicazioni. Molto molto confusa l'energia femminile. Ok, adesso voglio
capire se ci sono qualche, c'è qualche altra cosa che bisogna, che le carte ci vogliono dire. Il 3 di spade anche per l'energia femminile, ancora il 4 di spade, impressionante. L'asso dei bastoni, la regina di denari, il 7 di bastoni, ha le difese molto alzate, 7 di bastoni e 5 di bastoni, difese alzate e lotta. Allora, quali sono i prossimi giorni di energia femminile? Il 3 e il 4 di spade. C'è bisogno di superare questo dolore, di andare avanti. Per andare avanti bisogna prendersi il proprio tempo, bisogna fermarsi, fermarsi a riflettere, parlare poco, fermarsi dentro se stessi, attendere, perché abbiamo l'attesa in tutte le salse, attendere, cercare di capire come fare per poter ricominciare. Qua c'è un ricominciare, c'è poco da fare. Ok, per poter essere più certi della propria e più consapevoli della propria posizione, del proprio potere, del proprio sì, della propria essenza. Ok, soprattutto di femminilità, soprattutto di femminilità. L'energia femminile che ha bisogno di riprendere la propria essenza di femminilità, ha bisogno di sentirsi femminile nuovamente. Per farlo deve attraversare lo stadio del dolore, deve superare lo stadio del dolore, deve chiudersi in se stessa per un po', deve cercare di capire dentro di sé, superare questo momento di sconforto, di stress. Ok, io penso che l'energia femminile può anche riuscirci, ricordiamoci che ha difese molto alzate anche nei confronti degli altri, quindi è vero che sta aspettando la mossa di un'altra persona, ma è molto conflittuale nei confronti di quest'altra persona. Sta semplicemente in qualche modo ancora prendendo tempo perché è un'energia femminile che non vuole ripetere lo stesso schema, vorrebbe tirarsi fuori da certi schemi, ma ancora non ci riesce. Ecco perché per farlo sa che deve attraversare il dolore in pieno, deve attraversarlo questo dolore. Solo così può essere ripulita, può darsi una nuova vera occasione di rinascita. Ok? Quindi energia femminile in attesa, energia femminile che sta aspettando, energia femminile che si rende conto che è in un cerchio, in un circolo vizioso per certi versi, da cui vorrebbe uscire, ma da cui ancora non riesce a sottrarsi. Ok, questa è energeticamente noi dall'1 all'11 di gennaio 2022. Come vedete, le carte sono poche, però siamo riusciti a dare le nostre risposte. Ok, quindi io sono spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati in qualche modo. Noi ci vediamo con Energeticamente Noi dal giorno 11 in poi. Per adesso vi saluto. Bye bye.